fatto paura, veramente ha fatto paura. Questa volta è stata proprio veramente una cosa esagerata. Comunque il letto andava tutto. Madonna mia, paura, una paura tremenda fa. Una scossa lunghissima avvertita in tutta la costa adriatica, fino in Umbria e Abruzzo. L'orologio segnava le 3.32, lo stesso orario del terremoto che 4 anni fa ha devastato L'Aquila. Questa volta il sismografo ha segnato 4,9 sulla scala Richter, molto, ma fortunatamente l'epicentro è stato in mare, a largo del Conero, tra Numano e Sirolo, a più di 8 km di profondità. Tanta paura, ma nessun danno. La gente è scesa in strada, moltissimi turisti in vacanza. Numana, Sirolo, ma anche Camerano, Loreto, Porto Recanati, Ancona, San Benedetto del Tronto. Dopo poco più di un'ora, alle 5.07, un'altra scossa violenta, magnitudo 4.0, poi tante altre di minore intensità. Lo sciame sismico è ancora in corso. Da almeno 2 mesi in tutta la zona si avvertono terremoti di lieve intensità. Beh, quando ci sono scosse di questo tipo scatta sempre un piano d'emergenza. Fortunatamente i risultati sono rassicuranti, quindi al momento lavoriamo così. Tutti i controlli di stabilità effettuati fino ad ora dai vigili del fuoco sono risultati negativi. Anche nella Basilica di Loreto, nelle strutture sanitarie e negli edifici pubblici, immediate le verifiche. Nell'hotel house, il grattacielo di 16 piani proprio davanti al mare di Porto Recanati, dove il sisma è stato avvertito più che altrove dalle oltre 2.000 persone che ci vivono, tutti extracomunitari. Anche qui tutto negativo. Controlli che però non bastano a tranquillizzare la gente. La paura sempre è forte, è grande, e uno che so, non è capace uno di. Uno esce subito fuori, è la unica cosa che si fa, così come uno sta. Il palazzo faceva così. Le strutture di emergenza sono pronte ad intervenire, assicura la Protezione Civile delle Marche. Per ora rimangono in allerta, centro operativo sempre attivo, in attesa di vedere cosa accadrà nelle prossime ore.